Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi. Wings, la tua mano nella mia, più forza ci darà uno sguardo e vinceremo insieme. Wings, un sorriso, una magia che luce ci darà, solo un gesto e voleremo ancora. Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Con la stessa maglia dello scorso video, perché sto registrando più video insieme, perché sto ancora sotto esame e questo è l'unico momento libero che ho per registrare video. Oggi volevo fare un tag molto simpatico, molto da bambini in realtà, perché è il Winx Club Tag. Allora, io adoro le Winx, sto facendo Kiss My Watch, adoro, e mi trovo la stessa stagione, devo iniziare la stessa stagione. E che niente, cioè, io da bambina le guardo tutte, poi le ho perse alcune tempo, quindi ho deciso di fare questo rewatch perché io non posso non fare il rewatch delle Wings. Bene, iniziamo subito con le domande. Sono venuta a conoscenza delle Wings. Allora, quando ero piccolina le vedevo sempre su Nickelodeon, quindi in televisione come tutti i bambini del mio paese. Come tutti i bambini di oggi, perché anche perché stanno andando ancora in onda, credo, no? No. Prima fase preferita, Flora, ovviamente, perché io all'epoca pensavo di poter diventare animalista, VS di qua, VS di là, e mi piacevano tanto gli animali, mi piacevano tantissimo, anche se in realtà la fase degli animali è Roxy, però va bene, però mi piaceva tanto la natura, stare all'aperto, correre di qua, correre di là, poi insieme un po' rammogliato. Cosa preferita adesso? La studente Flora, perché è una persona affettiva, e Musa la sto adorando tantissimo in questo rewatch. Cioè, ma come ho fatto a non amare prima Musa? Boh, vabbè. Stagione preferita, le mie stagioni preferite sono la terza e la quarta. Questo perché sono le mie assoluto, anche perché ho scoperto che nell'ottava stagione cambieranno il modo di disegnare gli Wings, mi fanno abbastanza cagare. Cioè, ho visto Riven, sembra una femmina, lasciamo perdere. Sì, perché mi piacciono molto i segni, no? Quindi la quarta stagione, anche perché sono uguali, però vabbè. Più che altro non solo per i disegni, ma anche per le trasformazioni, perché comunque stagione che ti piace meno. Purtroppo devo dire la quinta, non solo per i disegni che fanno guardare, cioè per i disegni più tratti, sì, effettivamente per solo per i disegni che fanno guardare. Loro nella quinta stagione devono sconfiggere Titanus, il cugino di Aisha, che è geloso del fratello Nereus, che è stato eletto re, no? Siccome è geloso, vuole assolutamente sconfiggerlo, o lo vuole uccidere in modo tale che diventi lui imperatore. Comunque voleva governare lui, quindi vuole vendicarsi prima di Nereus, il fratello, e poi del padre, perché ha scelto Nereus al posto suo. Quindi le Wings con il prima trasformazione che hanno non possono, non riescono a sconfiggere Tritanus, non possono nuotare sott'acqua, non bene almeno, e quindi devono trasformarsi in Sirenix. Bene, il Sirenix tutto bellissimo, tutto bello, però mi fa schifo che quando loro entrano in acqua nell'oceano si trasformano, cioè come disegno in 3D, mi fa schifo. Infatti anche il film mi ha fatto schifo, perché quei segni mi fanno cagare il cazzo, veramente, scusate il francesismo, ma è la verità. Quindi la quinta stagione è solo per questo, non per altro. Cosa trovi fastidioso? Il fatto che Bloom sia sempre in mezzo, cioè sia sempre lei che deve fare rompere il cazzo,
Cioè, ma allora, questo cartone si chiama Winx Club oppure Bloom e le Winx? Allora, sono tutte protagoniste. Per favore, diamo a tutte l'importanza che ha Bloom, per favore, perché devono essere tutte uguali. Perché Bloom esce di qua e fa e lei, alla disperata, che non trova i genitori, la sorella che è stata imprigionata, là, che è successo, perché Sirenix era malizia di Sirenix, va? Allora, tutte hanno dei problemi e tutte devono risolvere i problemi che hanno. Ugualmente, non è che Bloom c'ha più problemi degli altri, tutti quanti hanno più problemi, quindi non è che Bloom deve essere la reginetta di sto cazzo. Quali bambole ti piacciono di più? Sono tantissime le bambole morte, e anche le Jack Pacifics. Io avevo una di queste bambole, non fa il Jack, se non ricordo, era bellissimo. Non so che fine abbia fatto. Poi ovviamente ho tutte le altre anche, però erano della prima trasformazione, della prima stagione, tutte trasformate nella prima stagione. Quelle sono tutte le altre Barbie, ma quella musa forse c'è anche, non mi ricordo, però quella era la mia preferita, che perché me l'aveva regalata il mio compleanno, forse c'era tipo 12 anni, qualcosa del genere, quindi sono volta che l'ho vista. Vabbè, non lo so, lo scritto fino a prima. Sigla preferita ovviamente è la prima, cioè la prima stagione, perché è quella con la, poi da lì è partito tutto, quindi non posso riuscire la sigla di qua. Qual è la tua trasformazione preferita? Ovviamente l'Enchantix, perché non tanto per come è fatto, anzi, cioè è bellissimo, però sono belle esteticamente tutte le trasformazioni di Minza, solo che l'Enchantix ha un particolare modo di vivere, insomma, perché per ottenere l'Enchantress bisogna sacrificarsi per qualcuno e ognuna si è sacrificata per la sorella, per le amiche, per il fiancato eccetera eccetera, per ottenere l'Enchantress, quindi mi piace non solo fisicamente ma anche per il significato che c'è dietro. E invece anche tanto il Sirenix, anche come dicevo prima, solo fuori dall'acqua, diciamo, perché loro quando sono fuori dall'acqua sono disegnati normalmente con tutte le altre stagioni, quindi a quel punto molto bello. Poi lo devono ottenere per una giusta causa, sconfiggere i tre Thanos, però quando sono nell'oceano ma mi fa cagare tutto il mondo. Pure quella bronzetta di Icy, quando è sempre brutta. Poi Icy è la mia Trix preferita, ma fa schifo, cioè io dico fa schifo tutto. Meno male che poi fa un brutto ciao, io, meno male, perché bene, questo video è finito. Se volete rispondere a queste domande vi linko il sito di Believe in Winx, il Winx Forum, dove ho trovato queste domande. Sono in inglese ma molto facile, insomma, è molto facile, è un inglese molto base, quindi potete tradurle tutte, vedo molto facilmente, come l'ho tradotte io molto facilmente, potete farlo anche voi. Noi ci vediamo al prossimo video e ci ciao gente! Bene, continuiamo a copiare le auto degli altri, brava! Ora Dexter mi fa una denuncia penale per questo.